YouTube, io sono Marco e questo è Marco's Corner. Bentornati al vostro appuntamento musicale settimanale preferito. Allora, questa settimana speciale perché l'altro ieri sono andato al concerto di Slater e mi sono divertito tantissimo. Purtroppo non ho fatto un vlog e me ne sono tantissimo pentito perché sono riuscito a stare in prima fila. Se mi avete seguito su Instagram lo sapete. L'ho pure incontrata, vi lascio la foto qua. E oggi invece andiamo ad ascoltare finalmente, ragazzi, dopo tantissimo tempo in cui abbiamo clownato, viene fuori che Carolina, soundtrack del film Where the Crowded Sing, sarebbe uscita questa settimana. E come l'abbiamo scoperto? Grazie a un easter egg della pagina ufficiale del film. Ha fatto la stessa cosa del suo primo easter egg, ovvero mettere delle lettere evidenziate all'interno di una frase nei post di Instagram. Tutte queste lettere, se le univamo, formavano le parole This Thursday. E proprio ieri, Thursday, è stato fatto questo annuncio che io attendevo da tantissimo, perché davvero dal trailer questa canzone sembra una roba spettacolare. È davvero la cosa più haunting, più misteriosa che io abbia mai sentito fare da Taylor Swift. Quindi io sono proprio pronto per questo vibe, per rituffarci nei boschi di folklore. E tra parentesi, ho anche acquistato in questi giorni folklore in vinile perché ho iniziato a collezionarli e volevo che lui fosse il primo. Ho grandi grandi aspettative, voglio sentire queste Lana vibes. Ma prima di fare ciò, come sempre, io vi ricordo che se volete sostenere questo canale potete farlo con un pollice in su oppure iscrivendovi. E ancora vi ricordo che se vi va di parlare di questa canzone e di musica in generale, quello che volete, mi trovate nei social che trovate in descrizione. Io vedo qua che ci sono due versioni, una versione da 2 minuti e una da 4. Boh, io penso che guarderò quella da 4. Ah, questo non è un lyric video, ok? Mi mancava tantissimo la voce di Taylor! Però adesso c'è questa chitarra molto easy. E bellissimi vocal. You didn't see me here. Oh, they never did see me here. Sotto ci sono, cosa sono, violini? Oh, qua va bassa. Per chi non lo sapesse, io so le parole perché ho visto tipo il trailer 30.000 volte. Ora, questo tum 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 mi sta ricordando tanto Evermore barra folklore, ma non sento la potenza. Forse arriverà alla fine, perché cioè dal trailer era super haunting, c'era anche un effetto sulla voce di Taylor e super incalzante. Non vorrei che ci avesse un po' scammati. Ecco, adesso ci sono le seconde voci, i layers. Però sì, io appunto aspetto quel, non lo so, era stra coinvolgente nel trailer. Siamo stati scammati. Anche questa parte non immaginavo che fosse così. Questa frase l'amo proprio per tutta la struttura. È perfetta la melodia. Stai ascoltando un'altra sorella. Questa canzone appartiene anche a te. Comunque sta per finire e non c'è ancora questo Taylor. Questa cosa mi fa un po' incazzare. Pausa. Oh, la ripresa. Bellissimo che alla fine l'ha rallentato. Intanto fuori sta piovendo col sole. C'è proprio una strega Taylor diventata. Figa. Perché, cioè, solo Taylor riesce a fare queste canzoni così e a renderle speciali, secondo me. Ha proprio la voce giusta, lei ha trovato la sua strada in questo new alternative style, un po' più cottagecore. Per me è totale, sapete che io sono un po' parolo. Cioè, fino a poco fa il mio album preferito di Taylor era rap e adesso folklore. Il problema con questa canzone è che è la solita balla con la chitarrina. Cioè, speravo in qualcos'altro. Mi sento un po' scammato dopo aver visto soprattutto il trailer e aver sentito com'era nel trailer. Adesso, anzi, andiamo a rivederci il trailer e vi faccio sentire cosa intendo. Sentite, sembrava molto più, non lo so, haunting è l'unica parola che mi viene.
Cioè, cazzo, rendite sotto. Io volevo questa cosa. Spam! Sì, cazzo! Era molto meglio. Prego, Taylor! Cioè, sentite l'effetto! Non c'è questa cosa nella versione originale, cioè quella vera. Non lo so, io spero che rilasci un remix, tipo un trailer remix, trailer version, chiamalo come vuoi, però io volevo questa potenza. Sono stato un po' scammato, sì, dal fatto che era un trailer e essendo appunto una motion picture track, doveva essere più incalzante nel trailer. Però sì, fatemi sapere se sono l'unico che si è sentito così. Ora invece io andrei a vedere quello che dura 2 minuti e 50 perché è lyric video. Carolina Running Through My Veins. Lonesome I Came. Ovviamente ci sono parole che io non ho mai sentito. Solo tu, Taylor, sei un corso avanzato di inglese, cioè seriamente. These birds light as whispers. Mi piace un botto il fatto che lei viva Carolina, la Carolina come un posto un po' segreto. Tipo quello che succede in Carolina rimane in Carolina. I was guilty as sin and sleeping in a liar's bed. Ci sta la versione breve, dai. Dai, sono convinto in generale, ma meritavo di avere quell'orchestra. E niente, questo è quello che penso di Carolina. Fatemi sapere voi Swifties cosa dite, se per voi sono stupido io oppure se siete d'accordo. E io non vedo l'ora che esca la nuova musica di Taylor. Ragazzi, facciamo partire le scommesse. Speak Now, debut o debut? Oppure 1989? Io vado su 1989. Ragazzi, il video finisce qua. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e se volete supportare il mio canale iscrivetevi. Io vi ricordo ancora i miei social che trovate nella descrizione. Noi ci rivediamo ad un prossimo video. E ciao a tutti.